quando una comunità come Orzi Nuovi o altre comunità viene messa alla prova da una lunga catena di lutti, persone con le quali eri in relazione e che da un giorno all'altro scompaiono dalla scena di questo mondo nel silenzio più assordante. Quando il giorno prima saluti al telefono un tuo confratello e il giorno dopo ti comunicano che se n'è andato, come è avvenuto per il caro Don Giovanni Girelli. Quando in un mese le persone che tornano alla casa del padre sono tante come quelle di un anno, quando tu stesso ti trovi a combattere questo male e solo la bontà del Signore ti ridà la salute con la forza di vivere, nel cuore entra la sfiducia e la speranza si affievolisce. È come se fossimo invasi da una nebbia profonda che ci fa dire: Signore, dove sei? Le amarezze che noi possiamo e dobbiamo sentire per questa prova nell'ora presente non devono però diminuire la nostra fiducia nel Signore. Siamo tribulati per ogni verso, ma non oppressi. Siamo esitanti, ma non disperati, perché sentiamo la presenza del Signore che non ci abbandona. È questa ritrovata speranza che aiuta questa comunità a riprendere, sia pur molto faticosamente, il cammino sostenuta dalla preghiera di tante persone, sostenuta da una vicinanza commovente del nostro Vescovo, che ha dato ossigeno buono ai nostri fedeli con un messaggio e con una celebrazione nella nostra chiesa parrocchiale, facendoci anche dono di un calice di San Giovanni Paolo II. E come ci ha ricordato, anche quando il sentiero si fa buio e le stelle non si vedono, noi sappiamo che comunque ci sono. Un giorno Gesù, apparendo alla beata Stefana Quinzani, molto cara agli orceani, le disse: Figliuola, tu mi hai fatto il dono completo della tua volontà. Quale ricompensa desideri? Non voglio altra mercede che te medesimo, rispose Stefana. Sia questo l'augurio nella volontà del Signore. Troviamo Lui che certamente ci ridà speranza e coraggio. E con l'intercessione di Sua Madre, che gli orceani onorano particolarmente al Santuario Madonnina dell'Oglio, ci porterà fuori da queste tenebre per poter ritrovarci ancora insieme a lodare il Signore per il suo amore e la sua misericordia. L'atmosfera degli ospedali in questi giorni è surreale. Il silenzio è assordante, avvolge tutti gli ambienti abitualmente frequentati da moltissime persone. Tuttavia, quando ti avvicini ai reparti Covid, c'è un brulicare di generosità, di professionalità, di dedizione e di impegno da parte di tutti gli operatori sanitari coinvolti. In questi giorni di prova così grande si percepisce ancora di più come il dolore fisico colpisca anche lo spirito e l'anima, innanzitutto dei malati che vivono in prima persona il peso di questo dolore e che tante volte questo dolore è fatto di solitudine, di distacco dagli affetti più cari. Una signora mi ha chiesto di andare a salutare il suo marito e mi ha chiesto proprio se l'avevo visto, com'era. Ecco, in questo ambito, in questo contesto, ti rendi conto che davvero tu puoi essere il tramite di una carezza, il tramite di una parola buona, il dire a lei: sì, signora, l'ho benedetto, l'ho visto, veramente il suo caro adesso è stato benedetto, cioè penso che sia davvero qualcosa che ti colpisce, insomma. E anche la serenità con cui lei ha detto grazie, cioè il sentire che tu sei il tramite di una cosa talmente grande come gli affetti, penso che sia una cosa
che ti colpisce molto e che mi ha colpito molto. Penso che la nostra presenza di sacerdoti è significativa all'interno dei nostri ospedali, perché noi dobbiamo dare anzitutto parole di speranza ai malati, ai familiari e agli operatori sanitari. E non solo dare parole, ma anche dire la speranza con la preghiera e essere anche segno di speranza nell'ascolto di chi soffre. È una dottoressa della geriatria che davvero ha lasciato anche un'intervista, e in questa intervista, che ho potuto sentire ma anche incontrare lei di persona, si è trovata di fronte, lei dice dalle sue parole, di fronte ad una situazione veramente sconcertante, cioè lei si è posta la domanda e si è chiesta se dopo tutto questo riuscirà ancora a fare il medico, perché è nella logica un po' del medico, quello del salvare la vita, e nel poter e nel non poter salvare tante persone, cioè vedere tante persone morire, ecco, per un medico è un po' un fallimento. Ecco che allora davvero questo medico mi ha colpito, ma nello stesso tempo mi ha anche cercato, cioè ci siamo parlati, perché lei chiedeva spiegazioni del tutto questo, chiedendo quasi davvero dov'era il Signore in questo momento, perché sta succedendo tutto questo. Ecco, penso che davvero allora i medici, l'esempio di questa dottoressa, possa farci riflettere nel dire che davvero noi siamo importanti, siamo grandi, non solo per quello che facciamo, ma per come ci mettiamo dentro in queste situazioni così gravi. Ecco, il medico davvero cerca, paradossalmente, noi vediamo i medici che sono dei grandi professionisti, anche umanamente vicini, eppure anche loro cercano, nei sacerdoti, nelle persone consacrate, cercano davvero un appoggio, cercano una sicurezza, che è la certezza che tutto quello che stanno facendo non è vano, cioè che davvero significa qualcosa di importante, che quei gesti, quelle parole che loro dicono è supportato non solo dalla loro capacità, diciamo professionale, ma anche da una vicinanza che è l'amore di Dio che tu porti dentro e che tu porti a loro, cioè che quello che loro fanno davvero non va perso, ma diventa veramente seme di qualcosa di grande. Per descrivere questo tempo mi è venuta l'immagine della barca, sia perché è un'immagine che era molto cara al mio papà, visto che è stato per molti anni comandante di navi mercantili, sia perché questa immagine esprime molto bene la situazione che stiamo vivendo, come ha detto il Santo Padre. Le barche in tempesta sono anche le nostre parrocchie, comprese le mie, provate dall'isolamento, dalla sofferenza, dalla paura e dai lutti. Nella barca con loro ci sono anche io. La tempesta mi ha coinvolto non soltanto come parroco, ma anche come figlio. Il Covid-19 ha portato all'altra riva il mio caro papà Ciro, domenica 22 marzo. Senza la possibilità di un ultimo saluto, come è avvenuto purtroppo a tante persone in questo tempo, e senza poter benedire la sua salma al cimitero, perché ero in quarantena. Sì, all'altra riva della Pasqua è stato portato il mio caro papà Ciro. All'altra riva, dove non è un precipitare nel vuoto, ma è un precipitare nelle braccia del Padre. Come sto vivendo questa sfida? La vivo da sacerdote, da curato dell'oratorio Jolly, peraltro appena arrivato, la vivo da fedele all'interno della mia comunità, con contatti con gli altri fedeli, ahimè, solamente con telefonate o messaggi WhatsApp, la vivo soprattutto con gli altri, insieme agli altri sacerdoti. E su questo punto vorrei fermarmi, perché è un punto a cui tengo particolarmente. Il fatto di aver sentito fin dall'inizio una buona armonia all'interno di questa comunità presbiterale mi aiuta.
Mi aiuta e mi fa sentire parte di una famiglia, e il fatto che, ad esempio, il nostro parroco Don Domenico, fin dall'inizio dell'epidemia, non si è sentito molto bene, ha avuto la febbre e abbiamo dovuto tutti noi sacerdoti seguire questo suo travaglio, che adesso fra l'altro sta portando ad una buona guarigione. Il fatto che abbiamo osservato l'opera di un altro nostro confratello, Don Giovanni Girelli, che fino all'ultimo, fino ad aver donato poi alla fine la vita, si è donato totalmente a quelle famiglie che avevano bisogno di una assistenza, di una parola buona, di un conforto, della benedizione dei propri cari defunti che accompagnavano al Signore. Ecco, tutti questi segni sono stati molto importanti e ci hanno fatto vivere anzitutto la bellezza dei nostri rapporti umani, il fatto di chiamarci giorno dopo giorno fra sacerdoti al telefono, chiederci come stiamo, come non stiamo, il fatto di ricordarci nella preghiera. I più anziani certo celebrano la Santa Messa nelle loro case, noi celebriamo nella chiesa parrocchiale facendo sentire vicino a noi tutta la comunità. E in più il fatto di sentirci parte anche della Chiesa diocesana. Dunque, tanti bei segni che continuano ad accompagnarci e che ci fanno davvero guardare avanti con tanta speranza. Penso di essere stato il primo sacerdote ricoverato qui nel Bresciano, quando mi è toccato vivere, diciamo, questa esperienza dolorosa di deserto in cui ci si rendeva conto di essere un po' soli, un po' abbandonati a se stessi, e proprio nel momento in cui sentivi maggior bisogno di qualcuno accanto, ecco che, nonostante non potessero essere le persone che ami, i tuoi parrocchiani, la tua famiglia, ecco che questi medici, questi infermieri si sono egregiamente sostituiti a loro e mi hanno fatto intravedere ancora di più l'amore fraterno che va al di là, diciamo, della conoscenza, del rapporto che si possa avere, del rapporto personale. E la seconda esperienza, dopo tanti giorni in cui magari desideravo anche fare la comunione o, perché no, ricevere anche l'unzione degli infermi come sacramento di guarigione, nel tornare a casa e poter di nuovo celebrare anche da solo la Santa Messa, l'ho vissuta con una profonda commozione, ho pianto tutta la Messa, in particolar modo la consacrazione. Quindi mi sono mancati l'amore di Dio e l'amore dei fratelli, ma li ho potuti riscoprire in queste persone che si sono prese cura di me e nel Signore che c'è sempre stato, ma nel momento di rincontrarlo nell'Eucaristia mi ha veramente regalato una gioia profonda.